Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Ha detto: venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino nella sua cucina. Era suo figlio, giusto? Già. Si chiamava Cole. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Avrei voluto trovare la ragazza che ha ucciso quel tipo. Forse aveva un motivo. Forse voleva soltanto difendersi. Non voleva nulla, tenente. Era un deviante, questo è quanto. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sa perfettamente cosa sono. E comunque non vedo cosa c'entri questo con le indagini. A te importa soltanto della tua indagine del cazzo, vero? Niente dubbi. Nessun errore. Nessuna debolezza. Un essere umano proprio come me. Solo perfetto. Per me niente è più importante di questa indagine.
ma capisco che il suo punto di vista sia diverso. Ma tu hai paura di morire, Connor? Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Dubito ci sia un paradiso per androidi. Non avrai dubbi esistenziali, Connor. Non starai diventando un deviante. Eseguo autotest regolari. So che cosa sono e che cosa non sono. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere.